Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Ranch Simulator. Come al solito io sono Maurizio Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, bentornati in Ranch Simulator. Bentornati, siamo in una nuova partita in questo gioco eccezionale. Abbiamo vissuto una grande avventura, ma siamo alle battute finali. Ma non è l'ultima puntata questa. È invece una puntata dove dobbiamo fare tante cose. 8:20 della mattina, amici, prima di cominciare però vi dico di supportare questa serie, questo canale, con un bel mi piace, un bel like, mi raccomando, supportate come state facendo finora, mi raccomando supportate, condividete il video col tasto condividi, col vostro gruppo WhatsApp, Telegram, insomma condividete il video, mi raccomando, importante. Vi ricordo inoltre che siete a pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. E ovviamente se non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere neanche una notifica. Ma siamo in game, come detto, eccoci qua. Beh, bella la nostra mucchina qui. Apriamo qua perché c'è una sorpresa, poche carni, però tante cose, soprattutto qua. Qua c'è questo robo qua, forse il gorgonzola da quello che mi avete detto. Qualcosa del genere. Ora, dobbiamo andare avanti. Perché? Perché fondamentalmente, a parte tutte queste galline, e sulle galline ci torniamo perché dobbiamo fare un esperimento oggi, andiamo direi alla stalla. Solita mungitura da fare, assolutissimamente. E mungiture fatte. Ok, mettiamo qua il secchio. Guardate qua, vi faccio vedere che abbiamo ben due maialetti perché un altro sono andato a prenderlo. Eccolo qua. Uno è qui e uno è qui, che è quello che avevamo preso l'altra volta. Altre due mucche, anzi altre, abbiamo due mucche. Ma amici, nei commenti mi avete detto: ehi Amon, guarda che non hai finito la stalla, c'è ancora qualcosa da fare. Lo so, e volevo farlo tutto assieme in questa puntata, dove andavamo a terminare, diciamo, praticamente quasi tutto quello che possiamo fare. Allora, guardate qua, iniziamo direi dalla stalla. Andiamo su costruisci e vedete che qua ci sono due cose. Che cosa? Ovviamente abbiamo dei box, box dove bisogna mettere dentro gli animali. Anche qua un altro box. Quindi, ecco, adesso dove va la mucca se non dove devo costruire? E io lo faccio prima di qua e ti frego. Costruiamo il primo box, aspettiamo che la mucca se ne vada e ci va adesso il maialetto, lì esattamente dove abbiamo... E poi addirittura i pulcini stanno arrivando. Guardate, i pulcini vengono qua a mangiare. Cioè, vabbè, non mi volete far costruire? Cioè, ditemelo. Oh, adesso se ne sono andati, facciamolo anche qua. Eccola qua, molto bene. Alla modica cifra di 150 cucuzzi a testa abbiamo questa qua, che non è nient'altro che una stalla. Noi in qua potremmo, volendo, fare questo lavoro qua, cioè mettere gli animali qua dentro. Ora, in realtà è più, credo, per i cavalli che per mettere sotto chiave i maiali, o comunque per mettere magari sotto chiave magari solo le femmine o solo i maschi, per evitare l'accoppiamento, cosa che adesso non avviene. Quindi lasciamo aperto, lasciamo così, però l'abbiamo fatto e per la stalla abbiamo terminato. Amici, guardate, sta nevicando! Sta nevicando nel gioco, che è una cosa che non era mai accaduta. Abbiamo pulcini, abbiamo di tutto, galline, c'è di tutto. Sulle galline ci torniamo, ma non subito. Prima volevo completare una delle cose, cioè andiamo qua e qua. Amici, c'è una delle cose che non ho mai capito cosa serve, che è questa, cioè la torre radio. Torre radio dal prezzo di 250 cucuzzari dorati. Descrizione: la torre estende la portata del segnale radio. Che diavolo serve? Non lo so, ma la costruisco. Non ho idea di che cosa possa servire. Forse ha a che fare con la radio che abbiamo dentro casa. Non ne ho idea. Proviamo a capire, ma non avrebbe senso. E invece sì, adesso si sente la musica. Forse prima non si sentiva, o forse si sentiva disturbato, non lo so. Però questa neve che cade mi piace tanto nel nostro ranch. Ma abbiamo finito qua questa puntata? No, perché dopo tutti gli update che abbiamo fatto, ora è il momento. Prendiamo una gallina e facciamo una cosa brutta. Prendiamo una gallina e proviamo a fare una roba interessante. Allora, la mettiamo dentro qua, prendiamo la pistola e carichiamo la pistola. Facciamo fuori la gallina
E a questo punto, una volta fatta fuori la gallina, così, purtroppo, dobbiamo andare a spelarla, a prendere questo bel pollo, lo andiamo a infilare qua e poi accendiamo. Ecco qua, quella elettrica, invece di girare con la manovella come facevamo, abbiamo questa qua elettrica. Eccola qua, prendiamo tutto, infiliamo dentro qui, molto bene, e a questo punto qua a mano invece facciamo così. Vai, ed è finito non so dove, mi sa che era meglio girarlo così. E ok, dove me l'ha buttato? No, dove me l'ha buttato? Forse dietro casa? Sì, è dietro casa, eccolo qua, eccolo qua. Questo qua è il tipo un salame, una salamella però di pollo, sostanzialmente. Anche questa da appendere qua e attendere. Questi invece sono tutti pronti. Qua sono quasi tutti pronti. Io a questo punto direi che possiamo fare altri polli così, perché assolutamente abbiamo tante galline. E sulle galline non è ancora finito, perché mi avete scritto nei commenti una cosa che avevo tempo fa, avevo pensato, ma non ho mai fatto. Però ho detto quasi quasi, magari la facciamo. Ma ci arriviamo dopo. Facciamone un altro e questa volta vorrei provare... Guardate, è nato un pulcino dentro! È nato un pulcino dentro! Come cavolo è possibile? È nato un pulcino dentro! Guardate! Ma che cavolo sta succedendo? Ma va bene, mettiamo dentro questo. Sì, mettiamo dentro anche questo. Prendiamo tutto. Non so cosa può servire sta roba. Vai, questa volta dovrebbe spararcela per terra. Eccola qua. Cosa cambia da quella a quella? Non si sa, ma noi la appendiamo e ne abbiamo altre. Allora, va bene, il pulcino come lo liberiamo? Come posso prendere il pulcino? Me lo fa prendere così? Sì, eccolo qua il pulcino. È nato dentro il cestino in questo giorno invernale. Vai pulcino, vai qua. Ehi, cosa c'è? Cosa c'è? È impazzito? Cosa c'ha? È impazzito il pulcino! Pulcino! Il pulcino buggato! Il pulcino buggato, vieni qua pulcino buggato. Vai, forse ti piace di più qua. No! Fa un rumore strano e scappa. Scappa in là. Perché scappa in là? Perché? Qua e chiudo. Oh, là. Adesso dove scappi? Cosa succederà al pulcino? Lo scopriremo prima della fine della puntata. E questo commento cosa diceva? Ma ehi, Amon, ma perché per evitare il problema delle uova feconde non fai una cosa? Cioè, nel pollaio, magari questo, o magari questo, ci metti solo galline senza galli, così almeno le uova non sono sicuramente feconde, le galline fanno lo stesso le uova, è una buona idea e quindi non sarebbero feconde le uova, è un'ottima idea, un'ottimissima idea, però non l'ho, alla fine non l'ho fatta, però devo dire che è un'ottima idea, ci ho pensato anch'io, però alla fine adesso diciamo che non ce n'è tanto l'esigenza di questa cosa qua. Ma invece qua, ecco qua ho sbagliato a fare una cosa, metti dentro qui, oh, raccogliamo tutto, qua ci sono uova ovunque, ovunque uova, c'è un cestino delle uova pieno, che io vorrei quasi quasi andare a vendere, infatti ci sono dentro anche qua le uova, uova ovunque, allora sono le 14:36, e nevica, bellissimo, bellissimo. Abbiamo un sacco di uova. Andiamo a vedere. Il mangime è finito. Il pulcino si è tranquillizzato, quindi apriamo. A questo punto il mangime sarà finito anche da questa parte qua. Sì, quindi è arrivato il momento di andare a comprare sicuramente il mangime e altre cose. E portare a vendere un bel po' di cosine. Mangime che però probabilmente ho già in giro da qualche... No, cavolo, non volevo, volevo aprire qua. Ho già, però adesso lo controlliamo. Questo lo mettiamo sopra. Mettilo sotto. Dai, mettilo sopra. Ok, andiamo a controllare se abbiamo il mangime. Glielo diamo e poi carichiamo un po' sulle cose. Sì, due sacchi giusti giusti. E poi andiamo prima al fast food a vedere se hanno delle offerte, che noi comunque abbiamo qualche cosa da vendergli, se no andiamo a vendere all'Emporio, anche perché i soldi mi servono. E finiamo di caricare, ho caricato tutti i formaggi, adesso carico magari con le due tocchi di carne lì anche, che male non fanno, anzi magari prendiamo qualche dindino di soldi in più.
Voilà. Allora, queste non sono pronte, queste sì, bene, e questa pure. È praticamente salsiccia di maiale e polpetta di pollo che avevo fatto off camera con uovo. Ora, carichiamo anche questo, chiudiamo qua, prendiamo anche il latte, però mi sa che non ci sta. Mi sa che non ci sta, va bene. Niente latte, guardate, cosa ci fa? Oggi è il pulcino bug anche. Tutti i pulcini lì, ma che cavolo sta succedendo? Neve, pulcini, è successo di tutto. Prendiamo il nostro mezzo, facciamo in fretta, sono le 17 e andiamo assolutissimamente prima dal nostro fast food e poi all'emporio. E nel mentre vi dico una cosa. Allora amici, questa è una serie ovviamente, io sto portando una serie sul canale, mi sto divertendo assieme a voi, sto portando avanti questa serie anche grazie ai vostri consigli. Ma vi ricordo che è comunque una serie dove cerco di intrattenere. Quindi alcune scelte che vedete, che ho fatto in passato, che sto facendo adesso, sono funzionali anche alla serie. Quindi non è che faccio delle scelte così perché ci voglia, sono funzionali alla serie per portare dei contenuti. Quindi mi raccomando, dovete anche ragionare su questo per quanto riguarda questa serie. Andiamo di qua e vediamo cosa vogliono oggi. Vogliono del maiale, del latte che abbiamo lasciato là e il formaggio con muffa blu. Io faccio una retrotattica qua così. Magari un po' fatta meglio, non contro il... così magari. Ora, via. Prendiamo, andiamo dentro qua, vediamo un po'. Muffa blu ce l'abbiamo, eh. Guarda qua, muffa blu, 4 pezzi, li vendiamo. Muffa bianca ci dà uguale alle soldi dell'emporio, quindi vendiamo, le uova le vendiamo, vendiamo qua. 1922 cocuzze, abbiamo venduto tutto, tranne una cosa, tranne la macchina che abbiamo manuale là, e adesso andiamo a venderla, direi. Anche se devo tornare un attimo a ranch a prendere una cosa. E cosa vado a prendere? Questo! Vendiamo tutte e due le nostre macchine manuali, prendiamo l'altra elettrica e anche da mangiare per le nostre galline, ovviamente. Questo ci starà qua, sì. Sta sbarellando la... Va bene, lo metto qua. Basta. Il furgone inizia, va bene, ok, lo metto qua. Andiamo subitissimo all'emporio. Eccoci qua arrivati e vi dirò un'altra notizia qua, molto importante, super importante di questo gioco. Ora, intanto andiamo qua, vendiamo. Ok, vendi e vendi, non ci danno niente, ma non ci interessa. Quello che dobbiamo andare a comprare subito è l'insaccatrice elettrica per salsicce. Eccola qua, che costa 999 cocuzze, quindi veramente tanto. Poi ci servono dei sacchi, 4 sacchi di grano almeno, una di queste e un'altra di queste, per un totale di 1474 cocuzze, cioè tantissimo. Abbiamo 528, ottimo, perché così possiamo... Non si vede una ceppa, sono 19:40, non si vede niente, niente, cioè proprio zero, ma buttato roba ovunque. Mi ha buttato la roba ovunque. Allora, questa qua, mettiamola sopra, che so che ci sta facile. Invece non ci sta. Sì, ci sta. Eccola qua. Poi tiriamo su questa. E intanto vi dico l'altra cosa. L'altra cosa riguarda invece un consiglio che ho dato ai programmatori. Dovete sapere che io, il programmatore di questo gioco, ogni tanto gli scrivo. E gli ho dato un consiglio che secondo me è utile. Allora, abbiamo detto che sarebbe bellissimo avere la pesca, cosa che in realtà dovrebbero aggiungere, e poi magari aggiungere anche un po' di agricoltura, cosa fantastica. E sull'agricoltura mi è venuta in mente una cosa. Cos'è quella cosa che serve nel ranch? O comunque diciamo che nel ranch c'è queste robe qua. Ovviamente il contrabbando di alcol. E quindi perché non creare tipo tutte quelle cose di alcol, tipo la grappa, tipo il whisky, tipo la birra, tutte queste cose qua che hanno senso in Ranch Simulator. E quindi ho dato questo consiglio che loro hanno volentieri accettato e spero che introducano magari nei prossimi aggiornamenti. Secondo me sarebbe figosissimo, tipo introdurre, questa era la mia idea che gli ho scritto, introdurre la possibilità di fare distillati, quindi
abbiamo detto whisky, eccetera, eccetera, birra anche, e poi magari venderle chi? Ai paesani. A venderle ai paesani, oltre che magari, o magari addirittura qualche paesano che la vuole, oltre che all'emporio. Quindi dai, avere magari qualche paesano che ci dà qualche soldino in più rispetto all'emporio. Questa è l'idea che mi era venuta e secondo me è un'idea assolutissimamente, per me è eccezionale, nel senso che può dare un ulteriore mercato interno a questo gioco e quindi secondo me utilissima. Ora accendiamo qua, vi ho detto anche questo, cioè in questa puntata è successo di tutto e vi ho detto di tutto. Dove esce l'insaccato? Da qua, immagino. Poi lo metto dentro qua e poi lo passo qui. Fantastico. Apriamo qua. Allora, è notte, però io vorrei fare una cosa. Assolutissimamente no, il secchio l'abbiamo lasciato di là, vorrei mungere prima che gli animali dormano, che non si sa mai, cioè insomma, guardate quei pulcini che sono, ma perché sono quei pulcini, mi chiedo io, perché stanno già dormendo gli animali, posso? L'ho svegliato, vabbè dai, svegliamo e mungiamo, e guardate, uova in giro ovunque, sono le 23:48, un po' tardi devo dire, un po' tardi, 23:48 è un po' tardino, però sto lavorando ancora nel ranch, sì, perché qua il ranch bisogna continuare a lavorare, a lavorare, a lavorare e a lavorare, e noi continuiamo a lavorare. E buongiorno, un altro giorno, allora occupiamoci subito degli animali prima di terminare questa puntata, gli diamo da mangiare assolutissimamente, e qua ovviamente guardate, hanno già finito tutto, cioè veramente troppa popolazione che off camera ridurrò facendo gli insaccati di polli, visto che comunque ci danno abbastanza soldini e magari il fast food ce li richiede, quindi bisogna farli, così riduciamo un attimo la popolazione qua, perché altrimenti costa veramente troppo mantenere questo, e soprattutto dobbiamo continuare a corri, vai in giro, vai, compra, eccetera, eccetera. Guardate, ci sono uova ovunque, le uova nascono anche dentro il cestino, abbiamo visto. Oggi abbiamo visto anche la neve, abbiamo visto qua i pulcini buggati, che scappava, uno che scappava e gli altri che si sono messi qua in fila, non si sa fare che cosa. Cosa fate qua in fila? Tornate qua nel vostro... Ma perché uscite? Ma tornate qua, ma perché... Sopra. Si è messo sopra. Il pulcino, vai giù qui, non sopra, lì, ecco, là. Allora amici, nel mentre io sistemo tutto questo casino con i pulcini buggati, vi dico che per questa puntata è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, dove andremo avanti e io off camera inizierò a procurarmi un po' di cose giusto per venderle e per andare avanti nella prossima puntata, che forse, e dico forse, potrebbe essere l'ultima puntata di questa serie, di questa stagione, perché poi, come vi ho già detto, appena uscirà il nuovo aggiornamento, andremo a fare sicuramente una bella serie in multiplayer. Per cui amici, mi raccomando, supportate questo canale, che vi ricordo che non prende neanche un euro, con un bel mi piace, un commento e una condivisione, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella, la pagina Instagram, la pagina Facebook, il gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie, perché è stata una fantastica serie che non è ancora finita però. Dobbiamo fare ancora qualcosina. Perciò da Amorouge è tutto, ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti!